La vera forza delle idee è quella di trasformare la nostra società con delle escalation che sono esponenziali. Tutto aumenta ad un ritmo esponenziale. Questa è la forza delle idee. Ma credo vi siano diversi motori. Quello più ovvio è quello economico, la spinta economica al consumo e alla produzione. Però dietro a questo, dato che i prodotti sono frutti di idee, credo che vi sia una componente non indifferente legata alla felicità che si prova nel generare e nello scovare un'idea. Lei si riferisce al saggio romanzo, che era più un saggio divertente, un po' anche per non prendersi troppo sul serio. In quel saggio sono partito da una forma della felicità che era l'espressione della felicità edonistica, quella più semplice da trattare. Quella che dice semplicemente che siamo felici nel momento in cui noi incrementiamo. Però credo che il fenomeno delle idee sia legato a qualcos'altro, sia legato a quello che in psicologia viene definito come felicità di flusso, una gratificazione che si riceve quando si riesce a fare qualcosa che è difficile, ma si riesce a portarlo a termine. Questo credo sia il vero segreto della felicità. In termini pratici, deriva non dallo stato in cui ci troviamo, ma dagli obiettivi che ci prefiggiamo e come riusciamo a raggiungerli. Un modo semplice per descrivere questo è attraverso una formula che dice che, traducendo matematicamente, noi siamo felici quando stiamo salendo in qualche maniera per raggiungere il nostro obiettivo. Credo che nell'era in cui viviamo, credo che non so se sia il segreto della felicità, ma sicuramente è una direzione verso cui ci stiamo spostando. Stiamo perdendo contatto con, la materialità, stiamo attaccati al computer un sacco di tempo. Abbiamo imparato a usare le idee non come elementi per migliorare la vita, ma come elementi per essere felici di per se stessi. Credo sia una nuova forma di consumismo delle idee, cioè questa ricerca. Ed è un qualcosa che sento parecchio perché nell'esperienza che ho fatto in Africa, tutto ciò mancava ed eravamo anche stupiti della mancanza di creatività o della mancanza della tensione di fare le cose nuove in maniera nuova. Credo che questo sia in realtà un frutto dei nostri tempi, quello di sfruttare le idee per essere felici in maniera così intensa.